Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia sotto un temporale. I nostri ragazzi della scuola calcio della Virtus Castelfrentano, più precisamente i Puccini, anno 2009, stanno sfidando le loro mamme e i loro papà. Sì, ok. Sì, a posto, ecco il nostro mister Gabriele Di Felice, proprio l'organizzatore di questa disputa tra figli e genitori. Ho preso dalla Germania, ho preso due. Ah, due. Sì, due. Poi ho preso dalla Svezia e un'altra ragazza. È una mazzone, attenta ai fulmini però, eh. Oh, attenta ai fulmini. Dobbiamo... Che c'ho? Ecco, suona. Anche sotto la pioggia i ragazzi sono temprati. Temprati, sì, ormai. Temprati proprio sotto il diluvio. Grandi guerrieri, proprio spartani, guerrieri spartani. Alla Di Felice. Ecco, facciamo un'intervista. Vieni ecco qua. Ecco le mamme. Nadia, vieni qua. Ecco. Ancora firma il contratto. Ah, ancora perché... firma, sì, sì, allora lo. Speriamo per i fulmini, speriamo per i fulmini, appunto. Ecco, c'è un calcio d'angolo. Ecco un papà. Prendi la palla. Angelo, vai a cross. Un papà proprio che... E già lui davanti il calcio d'angolo. Attento ai fulmini. Questa è la gara... nazionale moldava. Ah, c'è anche una Moldava, bene, allora siamo multietnici. Dal nuovo di Via Olimpia, ecco il piccolino che già esce. Che è successo? Vai a mamma? Sotto la pioggia, tuoni e fulmini. I ragazzi avevano promesso che al termine del quinto memorial, che si è concluso domenica 16 giugno 2019, volevano confrontarsi con i loro genitori, con le loro mamme e i loro papà, e i genitori hanno aderito e quindi oggi stanno giocando figli e genitori. Mister Gabriele ha organizzato il tutto. Ecco, ecco che prende la palla. Ecco. Se non erro c'è Oscar Pellicciotto, un papà in tenuta sportiva. I ragazzi non si sono fatti impaurire dal tempo inclemente che in pochi minuti ha portato nubi minacciose sul nuovo di Via Olimpia. Hanno deciso di giocare lo stesso sotto la pioggia, in quanto sono temprati. Proprio mister Gabriele, già il suo credo è che il calcio è un gioco all'aperto e quindi i ragazzi devono devono imparare a giocare. Ecco la mamma con tutte le condizioni atmosferiche. Quindi st'inverno questi ragazzi che vedete qua, quelli più grandicelli che non ci sono, adesso questa è una rappresentanza in maggioranza 2009, Pulcini 2009, si sono sempre allenati sotto la pioggia, vento, freddo intenso,
con la neve, tutti, quasi tutti in pantaloncini corti, a gambe nude, proprio in quanto il mister ha sempre detto che si fortificano, acquistano più anticorpi e non si ammalano, come sovente avviene nei bambini di oggi. Stare dentro un ambiente riscaldato di casa con l'aria viziata, si ammalano subito, appena escono fuori e dopo un'altra cosa che vanno i genitori apprensivi, lo vestono troppo pesantemente e al primo accenno proprio di pioggia, di freddo, si ammalano. Ecco, invece qua, questo è la riprova, questo è la Virtus Castelfrentano. Pure il sottoscritto si sta bagnando, devo dare l'esempio, i mister danno l'esempio, se si bagnano i ragazzi si bagnano anche i mister. Ecco, c'è Camillo, mister Camillo, pure lui in tenuta sportiva, c'è Simone, se non sbaglio, no, è Gianluca, all'altro lato si vede qualcuno che si è arreso. Ecco qua, sotto porta, calcio di punizione dal nuovo di via Olimpia di Castelfrentano, partita amichevole, figli e genitori, i pulcini contro le chiocce, contro la chioccia. Ecco qualche fulmine. Ancora non esce una rete. Ecco, vediamo sto calcio d'angolo. Vediamo se riesce. Calcio d'angolo anche da quella strada. Eccoci anche mister Anna, che dà man forte ai genitori o forse ai bambini. Azione, parte in contropiede il mister Gabriele, lo si riconosce con il kiwi rosso, fuga solitaria. Mi pare che Gianluca cerca di dribblare. Naledi ha tirato. Fuori, mi pare. È fuori?